Fratelli di musica, lo sapevate che i Linkin Park si riunirono a Los Angeles nel 96 e nel giro di 4 anni arrivarono alla fama mondiale inventando il new metal? E sapevate che il loro album d'esordio, Hybrid Theory, vendette solo in America più di 12 milioni di copie? 12 milioni di copie? Arrivando ad essere negli Stati Uniti disco di diamante? E sapevate che il brano In the End, forse il più famoso brano di questa band, può essere inteso in almeno due modi, cioè la storia di una persona vittima di bullismo o la storia di qualcuno rimasto, diciamo, chiuso in una storia d'amore tormentata, ma alla fine non importa nemmeno. Se volete sapere altre curiosità in pillole su altre band o altri brani, continuate a seguirmi, Fratelli di Musica. Ciao!